Bene, allora, sempre con sempre l'orfismo, ero rimasto la volta scorsa al punto in cui Giovanni Reale, si è preparato alla schiena, Giovanni Reale cita lo Zeller dicendo come, cioè appunto, che diceva che era indubitabile che la dottrina della metempsicosi fosse venuta dai sacerdoti ai filosofi e non viceversa dai filosofi ai sacerdoti. Io non ho nessun problema a crederlo perché io ho notato che nella storia della filosofia, perlomeno storia della filosofia occidentale, nessun filosofo ha creato credenze religiose trasmettendole alla religione. È sempre stato il contrario, cioè che casomai i filosofi hanno assunto che credenze religiose le hanno tematizzate eventualmente, ma filosofi sono filosofi, i profeti sono profeti, no? I sacerdoti sono sacerdoti, insomma, dai. Anche se le due materie, sì, i due ambiti della cultura umana, filosofia e religione, si influenzano reciprocamente, a volte si fondono in certi casi particolari, ma di fatto nessuna delle due tende proprio a sostituirsi all'altra, non è mai arrivata a questo punto, almeno da quanto ne so io. Tuttavia, siccome alcuni studiosi hanno contestato questo punto, no? Ma vanno loro motivi, non lo so, è bene puntualizzarlo, perché fra le voci di dissenso, che pure non sono molte, si è sollevata anche quella assai autorevole del Wilhelm Moritz Möllendorf, altro tedesco, come lo Zeller, o austriaco, no? Cioè, insomma, non so se sono, adesso non conosco le nazionalità precise di questi autori, comunque si tratta sempre da quello che insomma si vede, Wilhelm Moritz, sì, beh, insomma, ambito slavo, ma Möllendorf, non so, da un lato sembra un po' slavo anche quello, ma peraltro Möllen sembra tedesco, germanico perlomeno. Nessuna fonte antica ci dice espressamente che siano stati gli orfici ad introdurre la credenza nella metempsicosi, no? Cioè, non è affatto detto che sia nato appunto con l'orfismo. A parte il fatto, cioè, non sono stati gli orfici, non sono stati neanche i filosofi, e proviene da un altro ambito ancora. Potrebbe venire dall'India, c'è una cosa che dico io, no? Perché, o forse anche dalla Tracia, perché cioè, facendo 2 più 2 uguale 4, sto pensando al culto di Dioniso. Al culto di Dioniso era associato senz'altro la dottrina della metempsicosi. E tra l'altro Dioniso sembra essere, cioè, una divinità di origine orientale, sembra, forse di origine indiana. Cioè la leggenda dice che andò fino in India. Con il suo Dioniso andò fino in India con il suo corteo di sileni, coribanti e via dicendo, no? Le sue feste orgiastiche, e di conseguenza la cosa, insomma, cioè già quello fa presagire qualcosa. Poi Dioniso, che era una delle divinità principali dell'orfismo, perché l'orfismo adorava Dioniso, fra le sue principali divinità, e essendo appunto una divinità dell'oltretomba, fra le altre cose, non era semplicemente, era più il dio della vita eterna, potremmo dire. Mircea Eliade ha scritto un bel libro chiamato appunto Dioniso, archetipo della vita indistruttibile, che vi consiglio, non mi ricordo più le edizioni, io l'ho letto prendendolo in prestito alla biblioteca ancora tanti anni fa. Ecco. E poi, inoltre, Dioniso era la divinità principale dei traci, dei daci,
soprattutto dei Daci, mi sembra, cioè, presso i Daci c'era, i Daci erano una popolazione in parte celtica, no? Cioè erano la fusione fra un popolo, non so di quale famiglia di popoli apparteneva, con i Celti, no? Che in quei secoli si sono diffusi in gran parte d'Europa per poi adesso ridursi a proprio un lembo di terra in no Nord Europa, in Nord-Ovest, diciamo, dell'Europa. Una volta la cultura celtica era forse la più diffusa nell'Europa, diciamo, pre-ellenica, pre-romana, più pre-romana, ecco, pre-romana, non pre-ellenica, pre-romana. E dunque, quindi c'era un culto di tipo druidico, quindi la credenza nella reincarnazione, e Dioniso, col nome di Zamostis, era la divinità principale dei Daci. Quindi, facendo 2 più 2 uguale 4, noi vediamo che cioè, c'è un legame sempre fra le tre culture, tutte e tre indoeuropee, fra la cultura celtica, la cultura ellenica e la cultura indoariana, tutte e tre legate alla credenza nella reincarnazione. Perché è così? Dove sta il trait d'union? Dove sta il legame, l'origine di tutto questo? Non lo possiamo sapere, però è un legame che, cioè, anche quello con Dioniso, insomma, è un legame che non si può ignorare, una qualche spiegazione ci deve essere. Quindi, se non l'hanno inventata gli orfici, allora si può dedurre che sono gli orfici che sono stati i primi a introdurla in Grecia, nell'Ellade, e che sia venuta dall'esterno, come ho già detto prima. Reale non prende, non tematizza la cosa, non forse per superficialità, ma semplicemente perché, siccome a lui gli interessava conoscere i rapporti fra la religione ellenica e trattare i rapporti in questa sede, in questa storia della filosofia, gli interessava trattare i rapporti fra religione ellenica e filosofia ellenica. Allora, cioè, da dove possa essere venuta poi la dottrina della metempsicosi non lo interessa, non lo riguarda. Dunque, comunque, continuiamo. Dunque, nessuna fonte antica ci dice espressamente che siano stati gli orfici ad introdurre la credenza nella metempsicosi. Anzi, alcune tarde fonti, dicono addirittura che sia stato Pitagora, no? Pitagora, che viene annoverata nella storia della filosofia, però Pitagora ha, diciamo, alcune caratteristiche del fondatore di religioni. Pitagora, in un certo senso, ha fondato una religione, perché la sua setta di filosofi aveva degli aspetti appunto da culti iniziatici, da religione misterica. Quindi, se anche fosse stato Pitagora, comunque si può dire, cioè, se non è stata la zuppa, è stato il pan bagnato a introdurre la metempsicosi in Grecia. Tuttavia, è da rilevare quanto segue. A. Pindaro conosce questa credenza e non si può dimostrare che egli l'abbia derivata dai pitagorici e non dagli orfici. B. Le antiche fonti, inoltre, quando parlano della metempsicosi, la riferiscono come dottrina rivelata da antichi teologi, cioè sacerdoti, non filosofi, indovini e sacerdoti, oppure usano espressioni con le quali solitamente alludono agli orfici. C. In un passo del Cratilo, sì, insomma, non abbiano detto esplicitamente che sono stati gli orfici, ma quasi, insomma. In un passo del Cratilo, Platone menziona espressamente gli orfici, attribuendo loro la dottrina del corpo come luogo di espiazione della colpa originaria dell'anima, che presuppone strutturalmente la metempsicosi. E anche Aristotele riferisce espressamente agli orfici dottrine che implicano la metempsicosi, no? Cioè, inevitabilmente, se tu pensi che la vita nel corpo è la conseguenza di una caduta dell'anima dal mondo spirituale per espiare qualcosa,
inevitabilmente poi introduci il cammino, il coso del sì, insomma, la dottrina della reincarnazione, no? Perché ovviamente non basta una sola vita a, a scontare questa colpa, no? Se poi se ne accumulano altre ancora, cioè uno si incarna in un perfetto delinquente, ovviamente avrà accumulato ulteriori colpe alla fine della sua vita e dovrà subirne una ancora peggiore. Legge del karma. La legge del karma esisteva anche nella mente psicosi ellenica. Non veniva chiamata karma, veniva chiamata legge di espiazione. Adesso non so il termine preciso greco, ma deve esserci stato un termine proprio greco. Vedete anche come, in fin dei conti, l'India non sia così estranea come si pensi, cioè così lontana dall'Occidente, anche perché in fin dei conti la cultura indiana fa sempre parte della famiglia delle culture indoeuropee, no? E vedete anche come cioè la passione della modernità per le dottrine orientali specificamente indiane, no? Non sia altro che un ritornare all'origine, cioè ritornare al tempo degli elleni, alle dottrine misteriche, cioè semplicemente un rispuntare fuori nella modernità di ciò che, cioè rientrato dalla finestra, ciò che è stato buttato fuori dalla porta ai tempi della vittoria del cristianesimo, no? Nel momento queste cose sono state escluse dall'Occidente, ma neanche del tutto, perché abbiamo visto che i catari poi fondamentalmente non fanno che ripetere le stesse dottrine degli orfici, no, e queste cose sono state escluse dall'Occidente fino a quando appunto il cristianesimo dominava come unica religione. Nel momento in cui ha perso questo suo dominio, tutto questo è rientrato dentro, no? Perché in fin dei conti c'era già prima la dottrina della reincarnazione. Non è un monopolio, cioè non ha la sua origine in Oriente, praticamente. Non si sa dove è stata originata, ma era parte dell'eredità dell'Occidente stesso. Dunque, alcune fonti antiche fanno espressamente dipendere Pitagora da Orfeo e non viceversa, anche perché Orfeo è vissuto molto tempo prima di Pitagora, no? Pitagora lo possiamo collocare storicamente. Orfeo svanisce nelle nebbie della leggenda, non si sa bene, non si è sicuri di quando, dove è vissuto, non si hanno dati storici, è più un personaggio mitico che un personaggio storico. Orfeo è famoso soprattutto, almeno nella modernità, è famoso soprattutto per il mito di Euridice, sua moglie Euridice, che lui avrebbe, che era morta e che lui aveva cercato di riconquistare entrando nel regno stesso dei morti, cantando al cospetto di Ade e Persefone per riportare indietro Euridice. Non ci riesce perché all'ultimo momento si volta a guardarla, cosa che gli era stata espressamente proibito, quindi la perde definitivamente, ma tornato in questo mondo ha ancora la conoscenza di quello che ha preso nel mondo di là, cioè la vera natura dell'aldilà, e rivela appunto tutte quello che ha imparato nell'aldilà e crea così l'orfismo, no? E, cioè questo, le origini mitiche, cioè, in pratica sarebbe nata da una visita nell'aldilà. Noi la ricordiamo semplicemente come il mito di Euridice, non abbiamo più nessuna conoscenza, noi occidentali moderni, di Orfeo come fondatore di una religione. Dunque, ecco due frammenti di Pindaro, il cui tenore è già di per sé molto eloquente, in quanto non sembra rifarsi al pitagorismo. E di coloro da cui Persefone accetterà la punizione per l'antico cordoglio, nel nono anno di nuovo ne restituisce le anime allo splendore del sole in alto. Da esse sorgono re augusti e uomini massimi, subitanei per forza e sapienza, ed eroi sacri sono chiamati dai mortali nel tempo a venire. Sì, se chi possiede la ricchezza conosce l'avvenire,
Si sa che gli animi violenti dei morti quassù subito pagarono la pena. Mentre sottoterra qualcuno giudica i misfatti in questo reame di Zeus, dichiarando la sentenza con ostile necessità. Ma godendo la luce del sole in notti sempre uguali e in giorni uguali, i nobili ricevono una vita meno travagliata, senza turbare la terra col vigore della loro mano, né l'acqua marina per una vuota sussistenza. E invece, presso i favoriti degli dei, che godettero della fedeltà ai giuramenti, essi percorrono un tratto di vita senza lacrime, mentre gli altri sopportano una prova cui lo sguardo non regge. E quanti ebbero il coraggio di rimanere per tre volte nell'uno e nell'altro mondo e di ritrarre del tutto l'anima da atti ingiusti, percorsero sino in fondo la strada di Zeus verso la torre di Crono. Là le brezze oceanine soffiano intorno all'isola dei Beati. Qua ci sono tantissime cose da dire. In questo brano di poesia noi veniamo a sapere tante cose, no? Allora, si sente molto il senso della necessità di espiazione delle anime per conquistare una ricompensa, la liberazione, no? La beatitudine, e la punizione invece dei reprobi, dei malvagi che persistendo nella loro malvagità incorrono una punizione sia in questo mondo che nell'altro. Dunque, analizziamo meglio questo brano, no? E di coloro da cui Persefone accetterà la punizione per l'antico cordoglio. Persefone è la dea dell'oltretomba, moglie di Ade, e è considerata pari al suo degno sposo, no? E il culto che le veniva tributato era forse maggiore di quello che veniva tributato allo sposo, proprio perché è Persefone quella che, diciamo, cioè mentre Ade è semplicemente re dei morti, Persefone invece noi vediamo anche nelle dottrine misteriche, Persefone appunto è una delle divinità principali nelle dottrine misteriche, sia nell'orfismo sia per esempio nei misteri eleusini, è quella appunto che decide, giudica i defunti e giudica le loro opere, no? Accetterà la punizione di coloro da cui Persefone accetterà la punizione per l'antico cordoglio, nel nono anno di nuovo ne restituisce le anime allo splendore del sole, cioè dopo 9 anni di punizione per i peccati commessi in vita, Persefone lascia andare le anime, no? Per restituire allo splendore del sole, alla vita in questo mondo. No? E da queste anime poi purificate sorgono re augusti e uomini massimi, subitanei per forza e sapienza, ed eroi sacri sono chiamati dai mortali nel tempo a venire. No? Cioè le anime purificate, che si sono pentite dei loro peccati, che hanno scontato dopo 9 anni di permanenza, di purgatorio possiamo dire, nell'aldilà, ritornano in questo mondo e diventano uomini degni, diventano persone stimabili, cioè dotate di grande valore, eroi, re, grandi sapienti. Sì, se chi possiede la ricchezza conosce l'avvenire, se sa che gli animi violenti dei morti quassù subito pagarono la pena, mentre sottoterra qualcuno giudica i misfatti in questo reame di Zeus, dichiarando la sentenza con ostile necessità. Brano un poco oscuro, sinceramente, avrei bisogno più di farmelo spiegare da un ellenista, ma vabbè, cerchiamo di interpretare. Cioè, semplicemente sembra far capire, no, che c'è un giudizio nell'aldilà e poi anche una sentenza per i peccati commessi. Ma godendo la luce del sole in notti sempre uguali e in giorni uguali, i nobili ricevono una vita meno travagliata.
Qua probabilmente è un riferimento invece alla vita beata dell'aldilà, no? Cioè, e qui devo chiudere, arrivederci.